Buonasera dal TG1. Sono arrivati a Roma i primi italiani rimpatriati da Kabul. Nel volo atterrato a Fiumicino anche l'ambasciatore del nostro paese, insieme ad alcuni ex collaboratori afghani. Drammatici i loro racconti. I talebani, hanno detto, stanno cercando i nostri colleghi casa per casa. E migliaia rischiano la vita. Silvia Balducci. Scendono uno dopo l'altro dall'aereo che li ha riportati in Italia. C'è anche l'ambasciatore italiano a Kabul, Vittorio Sandalli. La sua scorta lo circonda, giubbotto antiproiettile e mitra in mano. La tensione di chi ha lasciato un paese nel caos. E adesso torniamo veramente col cuore in gola. La situazione proprio ieri, tra ieri e l'altro ieri, è peggiorata ulteriormente. L'aeroporto civile è stato chiuso e noi siamo stati veramente un po' gli ultimi a partire. Le procedure sono lente, le norme anti-Covid impongono tamponi e quarantene. Qualcuno saluta a distanza il primo sospiro di sollievo dal ritorno dei talebani. Sono mesi che vediamo questo trend e non ne siamo stupiti. Certo è che la rapidità che il conflitto ha preso negli ultimi 7 giorni ha preso di sorpresa tutti, credo. Un ponte aereo organizzato in poche ore, 70 persone messe in salvo, personale diplomatico, civili e poi gli afghani che da 20 anni collaborano con l'ambasciata. I nostri ospedali sono abbandonati, non c'hanno farmaci, non c'hanno medicinali, malati muoiono, bambini che non c'hanno da mangiare, bambini che la situazione è gravissima. Questo medico lavora da 16 anni con gli italiani, ora è in salvo, ma il suo pensiero è per chi è rimasto a Kabul. Cercano casa per casa chi ha lavorato con noi. E mio cuore sta lì. Il nostro collaboratore sta lì, sta morendo. E interviene il presidente del Consiglio Draghi.